richiederemo il ritiro del concordato in bianco e la ricapitalizzazione immediata dell'azienda. Perché? Perché noi abbiamo una sola esigenza, che è una priorità assoluta: riaprire la fabbrica domani mattina. Dobbiamo, per dare un futuro e soprattutto un presente alla Cornigliani, noi dobbiamo rientrare. Di lavoro ce n'è, come non ce n'è mai stato negli ultimi 4 anni. Egregio Presidente Conte, mi rivolgo a lei per dar voce, purtroppo carica di rabbia e delusione, al tradimento che colpisce me e altri 1000 lavoratori della mia azienda, la Cornigliani. Le parole che spero che giungano a lei sono le parole di un'operaia che ha sempre lottato per il proprio posto di lavoro e ancora una volta, a pochissimi mesi dalla pensione, si trova con tutti i colleghi davanti ai cancelli dell'azienda per difenderlo. E tutti noi delle istituzioni, ognuno nel proprio ruolo, debba mettere a disposizione di questa situazione tutto quanto possa fare. Qui a Mantova, come altrove, non abbiamo bisogno di speculatori. Cornigliani deve tornare a essere la Cornigliani che abbiamo costruito negli anni, che avete costruito negli anni, con il vostro sudore, con la vostra pazienza, col vostro cuore. Questo è il momento di unirsi, è un momento di unirsi e di far sentire una voce sola, ed è la voce di una comunità che non solo vuole il lavoro, ma che difende l'amore per il lavoro, perché quello che voi fate è esattamente questo. Lo chiedo a tutti i rappresentanti di tutte le istituzioni, a prescindere dal colore politico, lavoriamo insieme, perché c'è da fare pressione insieme, c'è da difendere una comunità insieme.